Ok, bene, rieccoci in diretta dopo questa piccola pausa con la nostra ospite, come avevo anticipato prima della canzone precedente. Abbiamo qui a fianco a me Valeria Familiari, in arte Valerie, 20 anni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccola, allora Valeria, Valerie, 20 anni, giovanissima, ma leggo che hai fatto un bel cammino sino adesso. Sì. Allora, partiamo da qui e poi magari la conosciamo meglio. Passione per la musica. Esatto. Giusto? Sì. Sin da piccola, all'età? Sì, sì. Giovanissima. Piccolissima, già a 11 anni ero con la spazzola davanti alla televisione che cantavo le canzoni. Ecco, dovresti guardare un attimino, sì, così ti vedono meglio. Ecco, magari non guardare me perché sono bruttissima. No, ma meglio là. E quindi tu hai aperto la tua pagina Facebook e da lì hai iniziato. Sì, diciamo che nel 2013 ho provato, mi hanno detto i miei amici, ma perché non ti apri un canale YouTube, una pagina Facebook, inizi magari a cantare delle cover. Io ho detto perché no, ho iniziato. Provare per credere, sì, insomma. E c'è stato un bel riscontro da parte della gente, sono molto contenta. Sulla pagina, sulla tua pagina Facebook, che canticchiavi, che facevi delle canzoni oppure... Sì, all'inizio facevo delle cover, ovvero delle canzoni che non sono le mie, ma di altri cantanti. Di altri cantanti, quindi dimmene uno, per esempio. Io sono una fan sfegatata di Demi Lovato. Beh, insomma. Vabbè, e quindi le sue canzoni... sì, sì, io ho iniziato sì, sempre con le sue, anche alcune italiane però, non solo in inglese. Allora, noi siamo pure in diretta, oltre che sul canale 817 di Melito TV, sulle frequenze di Radio Studio 95, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Va bene, quindi sì, visto che tu sei una sei nata da Facebook, diciamo, esatto, con la tua pagina. Senti, poi Valeria, tu sei una ragazza di casa nostra, quindi sei originaria di Calabrese, Saline Ioniche. Saline Ioniche, ci vivi adesso oppure? Sì, sì, ci vivo. Ci vivi ancora? Sì, sì. Ecco, però nella tua età stai facendo tanta strada, sei, come dire, raccontaci un po', perché noi dobbiamo fare una chiacchierata, anche perché la gente che ci segue sono tantissimi sulla nostra pagina e vogliono conoscere meglio Valeria, in arte Valerie. Ecco, da Valeria hai scelto Valerie. Sì. Ecco, noi abbiamo anche una tua canzone che poi ascolteremo, sì, magari al termine della nostra chiacchierata. Hai ottenuto un buon riscontro, abbastanza positivo da parte della gente. Nel 2014 provini per X Factor. Oh, quindi ci sei arrivata, sì, al primo appuntamento importante, diciamo. È stata un'esperienza bellissima, un po' stancante perché eravamo circa 15.000 persone solo in una giornata, però è stato abbastanza bello. Con che ti sei presentata X Factor? Ci volevano due canzoni in italiano e due in inglese. Ho portato Annalisa e Amy Winehouse, che io adoro tantissimo. Infatti da lì nasce il nome Valerie, perché ecco, è la sua canzone. La sua canzone, sì, 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 sì. Senti, tra i primi 60 d'Italia. Sì, poi mi sono classificata tra i primi 60 d'Italia. Una bella posizione, diciamo. Abbastanza, di certo, assolutamente. Senti, poi sei arrivata finalista, seconda classificata nel programma Teenagers Italy. Sì. Ecco, ci vuoi, sì, continuare? È stata un'esperienza molto bella e molto costruttiva. Ho avuto l'onore di lavorare con Gabriella Scalise, che è una maestra che stava nel programma di Amici. È una persona molto garbata, molto professionale, e sono contenta di aver lavorato con lei, di aver avuto questa opportunità. Hai avuto il piacere anche di seguire vari stage con il maestro Luca Pitteri, maestro di Amici. Sempre, insomma, sì, leggo che hai conosciuto tanta gente. Sì. Vince Tempera, che era il direttore d'orchestra di Sanremo. Sei volta. Stata a Sanremo per ben due anni. Sì, ho partecipato a un concorso inerente a Sanremo, sono stata lì al casa, come si chiama? Casa Sanremo. Ah sì, è vero, Casa Sanremo. Casa Sanremo. Sì, sì, sì. Ecco.
con Casa Sanremo del 2017. 2017 l'edizione che ho vinto il premio. Ecco, che emozione, l'emozione, ragazza a 20 anni voglio dire, poi andiamo avanti con a capire altro. Insomma, arrivare, fare questi cioè, voglio dire, sono delle importanti traguardi, X Factor, Sanremo, insomma, diciamo una ragazza a 20 anni, che emozioni prova? Per la prima volta a trovarsi di fronte al grande pubblico, no? All'inizio ero un po' timida quando ho iniziato, sinceramente. Dopo un po' ho iniziato a lasciarmi andare, anche perché le persone che mi ascoltano devono anche ricevere le emozioni, le sensazioni che io do. Quindi se uno rimane così fermo sul palco immobile è molto difficile questa cosa, diciamo. È l'impatto magari, esatto, all'inizio. Bisogna perché poi interagire con il pubblico quando si canta. Ma comunque tu sei abbastanza, voglio dire, sai quello che vuoi. Quindi assolutamente sì. Il palco, i grandi traguardi non ti fanno paura. Io mi metto sempre in gioco. La paura c'è sotto sotto, però io mi metto sempre in gioco nonostante questo. Chiedo, per arrivare X Factor, poi Sanremo, insomma, che strada hai percorso? È stato lungo, difficile arrivare? Diciamo. È semplice? Com'è? Spieghiamo per le altre persone, perché sai, ce ne sono tanti ragazzi che vogliono fare. Ecco, tu a 20 anni come ci sei arrivato? Allora, io il provino per X Factor semplicemente mi sono iscritta. Basta iscriversi. Poi mi hanno richiamata e sono andata lì una volta a Roma e una volta a Milano, l'ho fatto il provino. È stata una bellissima esperienza conoscere persone che comunque ti capiscono e che hanno la tua stessa passione, è sempre una cosa bellissima secondo me. E per quanto riguarda il premio a Sanremo, io ero con un'agenzia di Daniele Morelli e ho avuto la possibilità di partecipare a questi concorsi, appunto vincendo sì, uno dei premi che c'erano con sì. il mio primo singolo Follia. Qual all'epoca è? Ah, Follia? Sì. Non ce l'ho scritto comunque, no. Va bene. Immagino i sacrifici anche i tuoi genitori, insomma. Abbastanza. Ce ne vuole, perché non è che... Sì, a livello fisico che a livello mentale ci vogliono sacrifici enormi, pazzeschi. Enormi. Però diciamo che poi le soddisfazioni sono che tu oggi, ecco, sì. Diciamo che sei a metà strada, però... Io sono del parere che non si smette mai di imparare. Non si smette mai di imparare. Deve sempre andare avanti. Ora, ultimamente ho saputo che hai aperto il concerto di Biancazzei, quindi Bello Stretto. Diciamo che sì. è un'emozione. Sai, alle spalle c'è Biancazzei, insomma. E poi tu aprire questo concerto. Sì, sono molto felice di aver fatto quest'altra esperienza, perché Bianca è una persona assolutamente bellissima, cioè una bellissima persona sia fuori che dentro. Eh sì, anche perché questi grandi artisti, sai, per aprire un concerto devono prima informarsi chi è quella sì, o quello. Sì, 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 che è vado vero. Aprire. Quindi magari ha avuto buone indicazioni per quanto riguarda la tua strada. Il tuo single, il tuo secondo single, sì, titolo singolo, Non ho mai creduto. Sì. Ecco, 105.000 passa visualizzazioni. Raccontaci di questa canzone. Allora, io questa canzone ho iniziato a lavorare da circa ottobre, più o meno. E questa canzone è uscita con il mio nuovo produttore, che è Sergio Vinci, che saluto tantissimo, con la Big Fat. E diciamo che il mio team mi ha aiutato a creare questo nuovo singolo molto bello rispetto al mio singolo precedente. È un singolo molto più da discoteca, diciamo, molto più movimentato. E ha avuto abbastanza riscontro. Per essere il primo mese, 105.000 visualizzazioni secondo me sono abbastanza buone. Comunque scrive canzoni pure per Alessandra Amoroso, Laura. Sì, Pausini, lui è un è un autore, ha scritto canzoni per NEC, per Laura Pausini, per Alessandra Amoroso. Infatti Splendida Follia, se non sbaglio si chiama, era di Alessandra Amoroso, l'ha scritta lui. Cosa c'è di tuo in questa canzone? Allora, diciamo che io ho dato l'idea, volevo creare qualcosa che si ispirasse all'amore, per un amore tipo che è finito,
Quindi dice: non ho mai creduto. Quindi hai dato un'idea e poi loro hanno pensato a, esatto, a sì, mi hanno aiutato, diciamo, a creare il tutto. Il testo. Io sto iniziando anche, mi piace tantissimo scrivere. Sto iniziando anche a fare pratica. E quindi spero in seguito di creare un testo tutto mio. Ecco, quindi da sola. Ti metti là tranquillamente, ti viene per la mente. Poi scrivere una canzone non è facile, ci vuole del tempo. Ci vuole tempo, anche sì, viene... la melodia, sono tante cose che vanno a incastrarsi. Senti Valeria, io dico 20 anni, giovanissima sicuramente, con le idee chiare. Ecco, i tuoi amici, ecco, sì, quando sei con loro, cosa racconti? Incontrando tutte queste persone, insomma, persone importanti, come parli, come ti spieghi con loro? Come... I miei amici, infatti ho un soprannome, tra virgolette, a Salina mi chiamano la VIP. La VIP? Sì, perché mi dicono: se mi incontri tutti, fai questo, fai quello, mamma mia. Però ma sono non è che molto... te lo dicono con un pizzico di cattiveria, no? No, magari no, assolutamente. No, non sono... dico i tuoi amici veri, però qualcuno, insomma. Vabbè, le persone invidiose ci saranno sempre e comunque, però io me ne frego, ma sinceramente. Butta tutto, sì, dietro le spalle, ti fai scivolare tutto addosso, esatto, insomma. Sì, sì. Senti, Valerie, Valeria, come preferisci? Valerie. Sì. Come, tu preferisci farti chiamare così? Valerie adesso, nome d'arte? Sì, sì, sì. Vale, Valerie, dipende, però il mio nome d'arte è Valerie. Valerie. Per gli amici Vale. Per gli amici Vale. Senti, adesso nel tuo futuro, insomma, ecco, come ti stai programmando? Oltre a pensare a scrivere una canzone tutta tua, insomma, ecco, che altri appuntamenti hai adesso? Allora, il mio sogno da quando ero piccola sarebbe quello di partecipare ad Amici. Amici. Spero un giorno di farcela, anche se è molto dura, però io sono sempre positiva. Ma hai provato già? Oppure ad Amici sì, avevo provato, però ero arrivata in seconda fase, se non sbaglio, e poi niente. Però io ci riprovo, anche perché Emma Marrone ci ha riprovato 6 volte prima di entrare, quindi... Adesso è quella, sì, che è, insomma. Sì, è appunto. Perché non riprovarci? Vabbè, Amici è un trampolino di lancio importante per, sì, i ragazzi. A me, sinceramente, io preferisco molto più Amici che X Factor, però sono entrambi... cioè, sono gli unici due programmi che offrono a livello musicale un'opportunità ai ragazzi. Quindi sono belli entrambi. Sono belli entrambi, quindi diciamo che tu adesso l'obiettivo è entrare nella casa di Amici, insomma. Sì. Ecco, e poi da lì avere il successo che stai sognando, perché è un sogno, certo, diciamo, da 20 anni. Sì. Ecco, però che le possibilità ci sono, perché hai una bella voce, sei una ragazza che sa quello che vuole, insomma. Esatto. Quindi, infatti nei polsi mi sono tatuata Stay Strong, che significa rimani forte. Rimani forte. Sì. Insomma, fate di tutto per... e quindi vabbè, i tuoi amici contenti per quello, sì, che, sì, fai, insomma. Dove vivi di più? Allora... Non è che sei sempre in giro. Sì, ecco, sì. Sei sempre in giro, quindi... Sì, però diciamo che a casa ci sto poco e niente, soprattutto ora che è estate. Spesso vado a Roma e diciamo che mi sposto facilmente. Una volta mi trovano a Pisa, una volta a Milano, una volta a Roma. Infatti mi dicono: ma non sei mai a casa. Vedono sempre la valigia in continuazione. Ma anche i genitori ti porti dietro? Di solito viaggio da sola, però in alcune volte avvengono anche loro. Allora, Valeria, abbiamo detto. Sì. Ecco. In questo momento ci stanno ascoltando un sacco di ragazzi, giovani della tua età, ragazze, insomma. Ecco, un consiglio da una ragazza di 20 anni a quelli che vogliono intraprendere questa strada. Tu già ci sei, questo è il secondo disco, diciamo, no? Sì, è il secondo singolo che faccio. È il secondo singolo che fai, quindi diciamo, ecco, come deve, a che cosa deve rifiutare una ragazza a 20 anni, i sacrifici che deve fare per andare avanti su questa strada? Perché molte, te lo posso garantire, noi che facciamo radio, sono tante le ragazze che chiamano, vorrei, sai, abbiamo avuto, io personalmente ho fatto delle interviste ad alcune ragazze, sono venute qui in radio, erano bravine,
veramente. Però poi, non lo so, strada facendo si sono perse, e questo mi dispiace. Mi dispiace perché sono ragazze che hanno voglia, avevano voglia, erano brave anche con le canzoni che facevano. Quindi poi non lo so, ecco, io mi auguro che tu invece possa continuare, e non te lo auguro veramente con tutto il cuore. Un domani sarai famosa, dice, beh, sono passato anche da Radio Studio 95. Speriamo. Allora, il mondo dello spettacolo, come la vita in generale, è difficile, è molto difficile, non solo con il canto, anche con la recitazione, con il tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo. Per quanto possa essere bello all'esterno, magari all'interno non sappiamo tutti i meccanismi che ci sono, spesso e volentieri, però questo non significa che noi dobbiamo smettere di credere in quello che facciamo. Io comunque, cioè, mi sto costruendo il mio curriculum, mi sto andando avanti, dal niente sono partito, ho fatto tante cose e sono molto soddisfatta di questo. Quindi io il messaggio che voglio dare alle persone che magari si scoraggiano è quello di non abbattersi mai, perché la musica va ben oltre questo. Sicuramente bisogna rifiutare tante cose, insomma, sì, di una ragazza a 20 anni, insomma. Diciamo, ecco, che ci vuole tanto tempo, tanta dedizione, soprattutto quando per una canzone bisogna stare là giornate intere. Il tuo tempo libero, insomma, sì, ecco, si restringe moltissimo, si restringe. Però lo faccio con piacere, perché so che è una cosa che mi piace e che mi appassiona. È quello che tu è stato il tuo sogno da piccola, 13 anni, come leggo qui. Quindi adesso il tuo sogno è quello di diventare una grande artista, una grande cantante. E poi la musica genere, quale musica gradisci tu? Allora, io ascolto italiana, per essere ascolto di tutto, non mi privo di niente. Infatti mi piace anche la musica celtica, certi mi dicono la musica celtica, però mi rilassa. Però gli stili che seguo tantissimo sono il pop, sia italiano che americano, e il soul. Infatti mi piace tantissimo Amy Winehouse, sono proprio impazzisco, sì, perché è buon'anima. Senti, però tu, diciamo, canti anche in inglese? Sì, canto anche, oddio, ci provo con il francese e lo spagnolo, anche se non ho mai studiato spagnolo, però io vado molto ad orecchio, quindi cerco di perfezionarmi. Quindi provo di tutto, non mi privo di niente. No, ma uno deve provare tutte le cose, certo, che gli vengono in mente, anche perché ti aiuta parecchio, anche se cantare in inglese è più facile. Sì, diciamo di sì. Cantare in italiano, vero? Quindi sì, è una cosa... La musica italiana è molto più difficile rispetto a quella in inglese, perché il suono che hanno le parole in inglese è molto più facile rispetto a, cioè, suona anche se dico una cavolata, per esempio, una canzone in inglese. Invece in italiano ci vogliono proprio le parole giuste. Allora, io voglio farti un'altra domanda, abbiamo poco tempo. Voglio farti questa domanda, perché dovessi, e te lo auguro con tutto il cuore, far parte di Amici. Ecco, poi di fronte a quei giudici là, che tosta, giudicano come ti comporti, la tua voce, toni alti, toni bassi, ecco, tu come la prendi? Accetti il giudizio di queste persone, oppure, come abbiamo visto alcune volte in Amici? Allora, io di mio sono una persona molto permalosa, purtroppo, ecco, è un mio difetto, però questo... ovviamente io, se mi ritrovo davanti dei professionisti, sono assolutamente d'accordo con loro, nel senso che se mi dicono che devo migliorare, vuol dire che è giusto, loro capiscono, però sono un po' permalosa. Sei permalosa, però tu adesso dentro di te ti senti già pronta ad affrontare un giudizio da queste persone che capiscono effettivamente, che parlano di musica, insomma, che ne capiscono? Quindi tu sì, a 20 anni, insomma, devo dire, questi magari hanno 40 anni alle spalle di... Tanto, quindi, basta solo nominare Rudy Zerbi. Ah, Rudy Zerbi, poi, mamma mia, quello, io lo odio, però fa bene. Va bene, perché a volte bisogna essere un po' anche bacchettati certe volte, è vero, secondo me. Quindi, sì, ecco, quindi tu naturalmente, se Rudy Zerbi, facciamo così, dovessi tu entrare e ti dice, ti vota contro, insomma, ti giudica un po'. Io faccio di tutto per fargli cambiare idea.
perché sono testarda, quindi molto testarda. Punto, essere permalosa, insomma, metti un attimino da parte tutto quanto. Sì, assolutamente, certo. Di buon grado. Sì. Anche se adesso tu che stai provando a intraprendere questa strada, per te diciamo è tutto facile, no? Perché fai canti tranquillamente, però poi nel momento in cui vieni giudicata come X Factor, no? Sei stata davanti. Sì, sono giudici. Stata non proprio. Degli autori del programma. Cioè prima, ecco, c'è il prima pre-casting prima di andare. Ecco, adesso sì, abbiamo capito. Quindi lì tu sei arrivata tra i primi 60 d'Italia. Sì. E insomma, senti Valerie, io se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa, perché il tempo a nostra disposizione è già scaduto. Non lo so. Ascoltiamo la canzone. Quello che ascoltiamo la canzone, sì, e poi ritorniamo. Sì, sì. Allora. Bene, Valerie con Non ho mai creduto. Questa è la canzone che noi ascoltiamo dalla nostra Valeria familiare, diciamo così, adesso poi chiameremo Valerie. 20 anni, quando l'hai incisa questa canzone? Maggio era più o meno, poi è uscita i primi di giugno. I primi di giugno? Sì. Ecco, va bene, allora mandiamola in onda, poi ritorniamo per i saluti con la nostra cara amica Valerie. Ti aspetti da me, dimmelo chiaro, perché tu te ne andrai, lo scriverò sui muri, quello che sento per te, cosa farai, non ho mai creduto che questo potesse accadere a noi, non ho mai creduto, non ho mai creduto. Non ho mai creduto. Non ho mai creduto. Non ho mai creduto. La notte parlo nel sonno, nel buio ti cerco ancora. Dove sarai? Dove sarai? Sperando nel tuo ritorno svanisce la mia paura. E tu lo sai, e tu lo sai. Mi guardi da lontano, ti avvicini e parli piano, sei piano di te. So che non c'è più riparo, da tuoi occhi rossi fuoco che si incolano a me. Bene, eccoci qua, abbiamo ascoltato la canzone e chi ci vede sul canale 817 sulla pagina Facebook ha visto anche il video, bellissimo. Grazie. Dove lo hai girato questo video? Allora, il video è stato girato a Roma. Ho anche registrato la voce a Roma, presso lo studio del mio amico Devil, che è Alessandro D'Alessio, che è uno degli autori del testo, insieme a Mac. E nulla. Sono molto contenta di questo, a settembre ho una collaborazione, sono molto contenta di questo, con Spanish, che sarebbe il produttore di Nerone, sarebbe un rapper. A settembre, ha detto adesso? Sì, a settembre. Sono molto contenta di questo e speriamo che vada bene. Senti, pioveva in quel video?
Sì, era l'effetto. In alcune scene abbiamo beccato sotto il ponte di Roma, abbiamo beccato la pioggia, però è stato, diciamo, da una parte sono morta di freddo, però da una parte è stato un colpo di fortuna, perché sono uscite delle scene pazzesche sotto bellissime. La pioggia. Sì. Abbiamo visto il video in diretta della nostra Valerie. Allora, mi chiamo Valeria Familiari, in arte Valerie, ho 20 anni e voglio diventare una grande cantante. Giusto? Esatto. Noi quello che abbiamo fatto questa chiacchierata qui con Valerie rimane sulla nostra pagina Facebook, quindi potete rivederla, riascoltare tutto quanto. E non lo so, adesso noi purtroppo ci dobbiamo lasciare, magari più in là avremo modo di sapere ancora quello che vai a fare adesso in questi giorni, magari, perché non ti fermi sicuramente, quindi già a settembre, come dicevi, fai altre cose, altri lavori, poi sì, magari in un'altra intervista avremo più parole. Assolutamente sì, un molto piacere. Quindi un saluto a tutti, Valeria, anche su quelli sulla pagina Facebook Radio Studio 95 Melito TV. Un saluto a tutti, buona giornata. Ciao a tutti, questa è Valeria Familiari, in arte Valerie, vi ricordo. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao.